Lo sapevi che le barche a vela non sfruttano solo l'energia del vento, ma anche quella del sole? Bene, mentre io uso la mia di energia per uscire da questo buco, voi iscrivetevi al canale. Il mezzo propulsivo delle barche a vela è chiaramente il vento, ma per navigare in sicurezza a bordo abbiamo degli apparati come la radio VHF o le luci di via che sono alimentati da due batterie. Queste batterie però non sono ricaricate da generatore o un motore tradizionale, bensì da pannelli fotovoltaici che possiamo mettere su delle strutture orientabili a poppa oppure direttamente sulla tuga. Il sole è il motore di tutto sulla Terra, dalla fotosintesi clorofilliana alla creazione dei venti, ed è al momento la fonte di energia rinnovabile in maggiore crescita. Già nell'Ottocento il fisico francese Becquerel si era accorto di come la luce solare potesse creare della corrente elettrica attraverso alcune reazioni chimiche. Bisogna però aspettare gli anni 50 del Novecento per la costruzione del primo pannello fotovoltaico veramente efficiente, e solamente 4 anni dopo, nel 1958, verrà lanciato in orbita il primo satellite alimentato con l'energia solare. Ma qual è la magia che si nasconde dietro questa trasformazione? L'elemento chiave è il silicio, che è il componente fondamentale della cella fotovoltaica e quindi del pannello fotovoltaico. Il silicio è un elemento molto particolare perché è un semiconduttore ed attraverso un procedimento chiamato drogaggio è possibile mutarne le capacità elettriche. Il drogaggio di un elemento non è altro che l'inserimento di atomi di elementi diversi che appartengono ad altri gruppi della tavola periodica. Nel nostro caso il silicio ha 4 elettroni di valenza. Se noi andiamo a sporcarlo con degli elementi come il boro o il fosforo, che hanno rispettivamente 3 e 5 elettroni di valenza, otterremo da un lato del silicio con delle lacune, perché abbiamo sostituito i 4 elettroni di valenza con solamente 3 elettroni di valenza, e dall'altro invece un surplus di elettroni. Il pannello fotovoltaico è formato proprio da uno strato di silicio drogato negativamente e da uno strato di silicio drogato positivamente. Quando questi due strati vengono messi in contatto, gli elettroni in esubero dello strato superiore tendono a migrare verso lo strato inferiore per riempirne le lacune, raggiungendo quindi l'equilibrio elettrostatico, ma soprattutto creando un flusso che porta all'origine di un campo elettrico interno. A questo punto il pannello è pronto per essere colpito dal raggio del sole. Infatti, nel momento in cui i fotoni raggiungono la zona di giunzione tra i due strati, se sufficientemente potenti, riescono a rompere i legami creando cariche positive e negative e liberando nuovamente degli elettroni. Questi elettroni liberi di muoversi vengono spinti fuori dalla zona di giunzione dal campo elettrico di cui abbiamo parlato prima e creano così una differenza di potenziale tra i due strati di silicio. Collegando quindi la lamina superiore di silicio con quella inferiore con un circuito esterno, otterremo una circolazione di elettroni che altro non è che una corrente continua. Una volta ottenuta la nostra corrente per ricaricare le batterie della nostra barca, abbiamo bisogno solamente di alcuni regolatori di carica che fanno in modo che, nel caso un gabbiano fastidioso si posasse sui nostri pannelli e ne oscurasse una parte, la tensione che arriva alle batterie sarà sempre la stessa. Nel caso invece volessimo sfruttare la corrente generata dai pannelli fotovoltaici, per esempio per alimentare degli elettrodomestici, avremo bisogno di un inverter che trasforma la corrente continua in corrente alternata. L'etimologia del termine fotovoltaico deriva dal greco phos, che vuol dire appunto luce, e dall'aggettivo voltaico, che deriva invece dallo scienziato Alessandro Volta, considerato l'inventore della pila. Ti vengono in mente altri uomini e donne talmente influenti da dare origine con i loro nomi a parole che usiamo tutti i giorni? Lasciacelo nei commenti.